Sono 16 i comitati lucchesi per il sì al referendum costituzionale ispirati dal movimento Liberi Sì, promosso dall'ex presidente del Senato Marcello Pera. I coordinatori si sono presentati alla stampa in vista del rush finale della campagna elettorale. Tra loro volti già noti come quelli di Florenzo Storelli, Francesco Colucci e Guido Mutier. Ma ci sono anche nomi nuovi. Il più giovane è quello del 27enne Gabriele Calabrò, che sottolinea come i comitati Liberi Sì siano svincolati dai partiti. Vedo una riforma orizzontale perché di fatto non ha colore politico, è trasversale rispetto ai partiti e questo lo ritroviamo anche all'interno dei nostri comitati. I nostri comitati non hanno colore, sono fatti da professionisti di varie provenienze in termini di partito o comunque di liberi pensatori. L'avvocato Storelli ha inoltre sottolineato che la battaglia di Liberi Sì non c'entra niente con il giudizio sul governo Renzi. Vogliamo cambiare la Costituzione per migliorare il Paese, ha detto Storelli. I comitati avranno il compito di informare la cittadinanza sulle finalità della riforma per trascinare al voto gli indecisi. La campagna referendaria sarà chiusa a Lucca da Marcello Pera venerdì 2 dicembre.